Oh yeah! Ciao a tutti! Siete pronti a vedere la bellezza di questo triumvirato? È un triumvirato bellissimo, preparatevi alla botta! Bam! Guardateci che belli! Siamo qua, è una serata molto particolare, molto festosa. Sono io, Fabio Kenobit, Bortolotti, Lorenzo Lorenzo Ceccotti, che è qua a Milano perché sta dando gli ultimi tocchi finali alla sua opera Golem, un fumetto che uscirà per Bao da qui alla fine dell'anno, correggimi se E il sbaglio. monaco di Diablo 3. E il monaco di Diablo 3, esattamente, abbiamo qua il monaco di Diablo 3, lui è il più grande cosplayer italiano di monaco di Diablo 3, e abbiamo Andrea Babic. Ciao, Sentite ciao. Andrea Babic, lo sentite a livello di volume? Perché Andrea Babic ha un problema, come potete capire, e cioè non ha voce. Andrea Babic sta male, ha febbre, e sta soffrendo, per cui voi dovete apprezzarlo per il cimento in cui si cimenterà questa sera. Mamma mia! Bassino, Bassino? Bassino? ma noi lo alziamo un pochettino così. Gainami tutto, Gainax. La Gainax di Babic, anzi, spingiamo il microfono verso Andrea Babic. Così ci sentite. Se prova, parla Babic. Ciao, sono Andrea Babic. Benissimo, Andrea Babic. Allora, innanzitutto, allora, stiamo per giocare tutto dall'inizio alla fine, o meglio, sta per giocare Andrea Babic dall'inizio alla fine Wonder Boy in Monster Land. E Andrea, che versione stiamo per giocare di Wonder Boy in Monster Land e perché? Allora, io nacqui da umili origini nel 1974, vabbè, la prendiamo un po' più corta. Sostanzialmente stiamo giocando una versione che voi non potete giocare in questo momento di Wonder Boy Monster Land. Wonder Boy Monster Land, coin-op della Sega Western 1987, uscito in realtà ufficialmente solamente come coin-op in Giappone, uscita una conversione per Master System che ora voi dovete dimenticare perché state per assistere alla bellezza invituperata dell'originale coin-op, ammesso che la parola invituperata esista, Adesso esiste. adesso esiste. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la versione Virtual Console, l'abbiamo estrapolata, abbiamo trovato i dati della ROM originale del gioco che non era mai uscita in inglese ufficialmente. In sala giochi esistevano solamente dei bootleg di Wonder Boy Monster Land, ma la versione in inglese con traduzione ufficiale Sega è uscita solamente come, anzi, non è uscita, era un prototipo, uscita solo in test location, pare solo in Giappone. Quei pazzi l'hanno distribuita nel pacchetto della Virtual Console, io l'ho estrapolata, l'ho data a quelli del MAME l'hanno emulata, va nel MAME, ma nel MAME c'è un bug che abbiamo fissato questo pomeriggio, per cui questa è l'unica versione che funziona e non ve la daremo mai. Godo O meglio, già forte, godo già dice forte, Gingy, Gingy. ciao Gingy, ciao a tutti, benvenuti ovviamente, vi invitiamo come al solito a darci una spammatina dell'amore, perché siamo già in tanti, ma è ancora più bello se siamo tantissimi, e direi senza ulteriori indugi, Andrea Babic, te la senti, sei pronto? Tra l'altro l'eroismo di Andrea Babic che è non esattamente fresco. Non sono fresco perché non ci gioco da un botto, ovviamente, nonostante io abbia una scheda da sala giochi di Wonder Boy Monster Land, su cui ho montato tra l'altro questa ROM inglese con un ROM swap. Swag. Rom swag, il Un famoso rom swag, ROM questo. swag. Tra l'altro fa anche Fabio Bortolotti una scheda di Wonder Boy Monster Land, probabilmente anche Lorenzo Ceccotti, ma non lo sa, solo che tipo l'altro Esatto. giorno eravamo a casa sua, mesi fa, e a un certo punto, dopo aver desiderato a lungo la scheda di Shinobi, ha scoperto di averla già e non se lo ricordava, diciamolo, è Sì, bellissima poi questa cosa. specifichiamo, originale giapponese, perfetta uscita come nuova tipo da mamma Sega. La stava per comprare, ha scoperto di averla. Accidenti. Opla, che Bene, disco. Opla. giochiamo questo Giochiamo gioco. questo gioco, siete Sì. pronti? Ecco, perché giochiamo questo gioco? Perché è un fottuto capolavoro. Posso fare una piccola annotazione? Certo. Io ci giocavo a Terracina al bar Tuca Tuca. Location comunque propria, ecco. Oh, vedete Aspettate un questo? secondo. Questo ovviamente il... Voi non lo state vedendo, ma il gioco sta partendo in modalità Attract Mode. E perché è figo come lo stiamo giocando? Perché questa è la traduzione ufficiale inglese. Che potrete vedere per la prima volta, non avrete brutte scritte terribili in inglese farlocco fatto a Taiwan, ma effettivamente la pura, unadulterated version inglese, Un po' anche con i suoi errori English. esatto, un po' English, esatto. Un po' English come piace a Benissimo. noi. Siete pronti? Siete caldi? Mettiamo un credito.
Due addirittura, ma Due, io via. giocherò da solo. Siete pronti? Ci dovete dire se il volume del gioco si sente, Diteci perché... tutto, se io terrò d'occhio la chat questa sera perché sarà Andrea Babic a giocare. Se c'è problemi di volume, voi ditemelo che io sono il fonico della situazione. Sono eccitato, sto per cominciare. Ciao! Oh, il gioco è cominciato. Potete anche dirci se voi sentite effettivamente suoni eccessivi di... bottoni premuti, ma questo non si può ovviare, per cui ve li In tenete. realtà i Oh. bottoni sono i bottoni, diciamo i bottoni, non i pulsanti, i bottoni sono parte dell'esperienza della sala giochi e quindi retro streaming è anche rumore di micro switch. Esatto. Despens. Eccoci qua. Depends on you, the country's fate depends on you. La tua missione è distruggere il vizioso dragone Ripristinare la e pace. restaurare la pace. Prendi la spada e la La medicina. medicina che nei bootleg veniva E metti chiamata la magnata della Gulag, salute. esatto, e metti le galosce, coprire che fa freddo. Proviamo subito a fare un po' di bonus. 67, c'è questo trucco fantastico quando andrò in Monster Land, per cui smanettando con i controller come disperati si possono ottenere una quantità di soldi assurda. 65, 66, 67. Ho evitato un bar perché io, insomma, comunque conosco i miei polli, anche perché c'è un problema questa sera. Esattamente, tutte le volte che Babic si recherà nei bar del gioco e deciderà di acquistare delle bevande, dovrà bere. È il drinking game più raffinato e complicato a livello tecnico della storia. Possiamo chiamarlo il Siga, anzi il Sega Drinkcast, sbaglio così Così, ma fa clamorosamente. niente. Eliminiamo questo simpatico guascone. Cuoricino per il. Un cuoricino, come vedete, saltando nei posti succedono cose. Questa è una magia di Wonderboy Monster Land. A ogni fine livello metteremo in pausa premendo P un attimo. Oh, c'è anche Andrea Pastore. Ciao Andrea Pastore. Oh, mettiamo un E attimo in pausa. faremo. Lo faremo e noi per sicurezza salviamo lo state, ma l'idea è di non usare gli state, ma Esattamente. giocare come se non ci fosse un domani. Guardate come inseguo le monete In come un realtà i save disperato. state li facciamo anche perché il MAME non è una scienza esatta, potrebbe piantarsi a un certo punto anche solo per farci dispetto e noi non vogliamo dover ricominciare da capo. E Babic si reca subito nel negozio di stivali. Perché mi reco nel negozio di stivali? Perché in questo gioco è molto importante cercare di avere subito l'equipaggiamento migliore. Gli stivali mi fanno andare più veloce, subito faccio una figura di merda e mi piglio una sacagnata in faccia. Adesso farò un'altra cosa che serve ad avere più soldi, perché i soldi sono vita, come sapete nella vostra realtà quotidiana. Money makes the world go round. Ora io comprerò un Che bug. bello è, che bello è lui. Comprerò il Windsput, lo sputo di vento, grazie. E dopo averlo comprato, lo ricomprerò, in modo da averne 10. Ora vedrete perché. Perché c'è un bug nel gioco per cui se io effettivamente lancio dei turbi della mortacci tua. Sta andando da solo, non mi toccare il mouse, maledetto. Fabio mi tocca il mouse e mi muove il personaggio. Questo è un po' inquietante. Vediamo se funziona il bug. Sì, 65 gold get. Sbagliato, ma riproverò lo stesso. 12 gold get, mi sono pigliata in saccoccia. Vediamo cosa succede qua invece. Sbaglia clamorosamente perché non mi ricordo assolutamente dove sono le cose. Sto pagando la mia inaccuratezza in maniera multipla. Tra l'altro, guardate com'è impietoso questo gioco col tempo, però si può camminare in alto. Ora dovrò saltare le frecce perché, avendo comprato le Gli scarpe. stivali non ha lo scudo. Esatto, non ho avuto i soldi per comprare lo scudo, devo... Quanto è bello lo sprite del cavernicolo. Il cavernicolo, E la musica, Andrea Babic, di chi è questa musica? questa musica è di Shinichi Sakamoto, io ho una latenza nei controlli importante, sarà bellissimo giocare con questo problema, perché se mi vedete giocare veramente male sapete che non è colpa mia, ma è la febbre, è il joystick, è la vita, è la morte. Oh, altra bellissima cosa del gioco, una subquest parallela. In certi punti succedono queste cose. Someone be beyond the wall. Se io Someone be beyond the wall, grande. entro nel muro, cosa che scopri solamente sputando sangue nella vita, incontri una palette swap del personaggio che abbiamo incontrato prima, che ci dice: ah, vuoi combattere il drago? Io ti insegno. L'emblema dell'eroe potrebbe aiutarti a batterlo. Michael Jackson, beat Beat it. Il mio it. Ah. la mia amica Catherine vive nell'isola costale di Baraboro. E noi ci andremo a Ah, Baraboro. Dio, se c'è. Fosse Se l'ultima cosa che facciamo,
Daremo questa lettera e lei ci aiuterà. E infatti adesso nella mia interfaccia appare un plico. Nell'inventario. Perché è un gioco da sala giochi, ricordiamolo, con un signor inventario. Bene. Quanto... Qua. Trucchi. Adesso, aspetto sopra le case. E dammi le 60. Oh, ce li ha. Sì, ma non va bene. Non ce la farò. Dovevo fare una cosa, ma non riuscirò a farla. Combattiamo il Vampire Lord, però. Che ci serve? È un boss facoltativo, ma che ci permette di, come si dice, di avere la spada più potente. Esatto. Che infligge più danni. Prendiamo la Broadsword. Offensive power increased, una finestra enorme che copre metà del gioco. Allora, vi sottolineo che Andrea Babic sta giocando in condizioni estreme. Ossia, con un po' di latenza data dal programma che stiamo usando per streamare. E soprattutto con... la febbre e poca voce e sta anche parlando. Yeah! Bene, non bastano. Non bastano, ma va bene. Vabbè, sono titubante e vado giù così. Qua. Ho già esteso la mia barra di energia di un cuore. Cazzo, non basta. Purtroppo volevo fare la figata, ma non ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Vabbè. Pazienza, volevo comprare i super stivali della More, invece dovrò comprare gli stivali. Vedete, Legendary Boots non posso comprarli, dovrò comprare i Ceramic Boots. No, non li compro Ceramic Boots perché sono gli stivali che hanno una un'inerzia orrenda. Per cui io skipperò i boots e proverò. Voce. Sì, sì. Ogni volta che la clessidra si esaurisce io perdo un cuore, sto per farlo. Amichevolmente. E adesso c'è un boss che secondo me è stato bastardissimo. Anch'io, anche perché non ho nessun tipo di arma, per cui rischio veramente la muerte. Se non fosse ma che no, sono bravo... Ma sei bravissimo! Yeah! E yeah! Ah, scusate, non è finito, effettivamente bisogna prendere la chiave e raggiungere la porta. Peccato, mi sono fottuto un importante... Mi sarebbe bastato... No, potevo farlo. Vabbè, pazienza. Potevo in teoria tornare giù e andare a comprare le scarpe super fiche, ma nell'emozione del cimento ho dimenticato questo particolare. Adesso succherò per tutto il gioco per questa ragione. Avrei potuto avere le scarpe più potenti del gioco già adesso, e invece... Perché è un gioco in cui... Cioè, Andrea Babic in questo momento sta girando in mutande, ma con degli stivali fighissimi. Una specie di roba molto fetish. Gli stivali in realtà... È retro fetish. Semifichi. Semifichi. Tipo i titi, smiti, quelle cose antiche. Oh, vediamo un po'. Oh, questi sono dei mostri bellissimi. Che bella è la grafica di sto gioco. Le bombe le vogliamo, Andrea? Le bombe, beh, per il momento ce le teniamo, ma ce le scaricheremo via nel momento opportuno. Wow, 67 gold così, a random. Vediamo se riesco a prendere la clessidra. La clessidra? Sì, ho preso la clessidra prima che finisse il tempo, perché sono un signore. Oh. Porta segreta. E c'è un maiale. E c'è una Night Armor già ad oro che mi aspetta. È subito una ammazzata in faccia. E già non siamo più nudi. Non siamo più nudi, ma effettivamente non lo scopo. Nasti trasportatori, fondamentale gag. Sì, è stupendo, Aqua. Questo gioco è un gioco meraviglioso. Ciao Max, Max Farnea. Grande, grande figura della scena micromusicale, della micro music, dell'8-bit italiana. Ti salutiamo. Tanto per. Tra l'altro vi ricordiamo che visto che siamo partner su Hitbox, se state vedendo se la vostra connessione non è sufficiente a vedere lo stream nella qualità giusta, potete cliccare sull'ingranaggio sotto la finestra e prendere e abbassare la qualità video. Che comunque tanto stiamo giocando a un gioco che era in che risoluzione era Lorenzo Ciccotti questo gioco? 320x240 pixel. 256x224. 256x224 pixel. Io la butto lì, poi controlleremo. È facile. Sicuramente. Questo era il mio livello preferito quando ero piccolo. Questo qua, tempo fa io e Andrea Babic avevamo fatto una puntata di Outcast Sound Shower sui cieli blu. E Sega è la capa dei cieli blu. La capa. La capa. E... 68. Però singolarmente Indaro
è vero, però è... I feel became lighter. I feel became lighter. Andate via, andate via. Grande, no, vabbè. No, aiuto. Ale, è andato, bene. Oh, qui che posso la mia faccia ed è giusto così. E siamo nella Coastal Town of Parabolo, dove voi sapete, se siete stati attenti, che ci attende l'amica Catherine, che sicuramente ci aiuterà nella nostra quest di sconfiggere il drago. L'amica del catering, andiamo. E dentro la finestra, senza nessuna fottuta indicazione, c'è Catherine. Ciao, come stai? Guarda che bella figliola che è Catherine. Che bubla bobla. Prendi questo flauto e... E visita l'isola di Pororo. Un vecchio uomo vive là in una casa misteriosa e ti mostrerà come ottenerlo. Cosa non ho capito, però va bene lo stesso. Così ce lo prendiamo uno scudo? Io direi di sì. Andrea Babic, che differenza c'è tra lo scudo pezzente e lo scudo leggendario? L'inerzia che ti dà quando prendi un colpo. Ok. L'inerzia è il senso di pushback. Pushback. Di pushback. Grazie. Pushback. Vediamo se quasi quasi prendo un'armatura... leggendaria. No, prendiamo una hard armor però. Questo dovrebbe compensare la tristissima incapacità di saltare. Ecco, vedi che in realtà adesso ho un po' di inerzia perché ho un'armatura potente ma delle scarpe del verde. Slowdown come piace a noi. Minchia come piace a noi lo slowdown. Andiamo. Il granchio è uno sprite eccezionale. È stupendo. La grafica di questo gioco, forse non tutti sanno che è curata da... Non mi ricordo più come devo fare. Devo andare, aspetta, metti un attimo in pausa. Mamma mia. Allora. Ah no, prima devo andare a fare il boss e poi devo tornare in acqua. C'è un trucco per fare il boss due volte. Vediamo se... Ah, vediamo se stai cadendo innanzitutto. Sì. Non sei caduto? Sono caduto, non sono caduto. Salta, Cristo. È lentissimo, mamma mia, un'inerzia che uccide. Giù, ti prego. Okay. Eccoci qua. Dicevamo, super inerzia, super fatica, super topo da seccare il volo. Bam. Saluti a Lorenzo Ceccotti e saluti anche all'immancabile Marta sullo sfondo. Sapete che è uno stream molto avanzato, quindi abbiamo... Le fanciulle e le mogli nel secondo livello di parallasse. Sto giocando veramente male, perdonatemi. Ma va bene così. Quanto è bella questa la musica dei boss. Notate come Babic colpisce il mostro mentre gli si avvicina per farlo diventare incorporeo e passargli attraverso senza soffrire. Notate anche che i mostri hanno una specie di medaglione che è la testimonianza del livello di energia dei mostri stessi. Vediamo un po'. Thunder non ci interessa, Fireball nemmeno, va bene. Please come again e tanti saluti. Ok. Il tuo bellissimo negozio sott'acqua. Allora, vedete il medaglione che diventa da blu a rosso. Bene, rosso. Bomba, non me ne frega niente. Sott'acqua per simulare la mancanza di ossigeno. Vaffanculo. Scusate se dico parolacce, ma dovete capire il dramma di un uomo. Sott'acqua il tempo passa più rapidamente per simulare il fiato trattenuto, che sarebbe bizzarria. Oh, lightning. Vi faccio notare che veramente Babic, ve lo ricordate più skillato, ma Babic sta giocando con la latenza. E sta giocando anche con la febbra. Ma... Si può fare questa scelta di omettere un indicatore per l'energia del boss, come se si volesse tenere il videogioco scevro da un'interfaccia di corredo, invece c'è una cornice della Madonna. Comunque. Picchio, c'è un filo di latenza perché stiamo giocando col MAME. E con soprattutto dietro il MAME sta passando da OBS, che è il software che si usa per streamare, che nei giochi moderni introduce una latenza trascurabile. Ma guardate che facciamo un bel save state. Intanto noi salviamo, se sposti il mouse, non so se lo vedono, la freccia del mouse è sparita, benissimo. Praticamente facendo il mostro due volte mi ha regalato un grande cuore di energia e in questo modo ho potuto finire con tutta l'energia a livello e fare perfect e non andare a bere nel vaffanculo. È difficile non dire parolacce. Ma questo qua finalmente... sappiatelo che è uno stream explicit lyrics perché... Finalmente ho preso la mantellina che mi fa diventare invulnerabile e posso andare a trollare i nemici, per esempio, così. Passandoci attraverso, ma trollato lui, tra l'altro è finita già la mia invulnerabilità e io ti dico
Attenzione, Babic sfoggia le spell. Prendo di nuovo la mantellina, perdo ancora di energia perché sono un citrullo e vado nel pozzos. Tiro una bomba perché non si sa mai, infatti mi colpisce lo stesso nemico. E siamo in un'altra grotta. Questi sono molto amati perché ci danno i cuoricini. Ora un momento abbastanza difficile del gioco, questi di salto, perdonatemi. Ma è difficile perché c'è un nemico che richiede una capacità da rhythm game abbastanza sostenuta che io con la latenza non ho, per cui un po' ho paura di fare una figura barbina. Ma tanto abbiamo salvato con il save state. Sì, quindi... però fa brutto, dai. Oh, ma che non... culo, c'è un altro cuore grande. Punti che così si sprecano, bro. E a cosa servono i punti in questo gioco? I punti servono a espandere la barra di energia, perché ogni tot di punti tu aumenti un cuoricino. Oh, questo è tutto rhythm game. Il salta, premi, salta, salta, spara, salta, spara, spara, salta, spara, spara. Ogni tanto tira la noce di cocco, ogni tanto no. Ogni tanto invece avanza verso... Ah, una noce di cocco, io l'ho sempre interpretata come un sasso. No, ma è chiaramente una noce di cocco che si scompone in noce di cocco. Dai, lasciami sognare la mia iconografia infantile sbagliata come le mele di Bomjack, certi. No, sta già cedendo, ragazzi, non vorrei dire, ma non sono malaccio. E via! E adesso abbiamo Excalibur, no, Great Sword. Abbiamo la grande spada della morte. Cambia addirittura lo sprite con questa nuova spada. Qui c'è un posto bellissimo, un negozio in cui ti vendono l'armatura pacco. Anche se in realtà avendo la hard armor potrebbe... Ah, ma non ho soldi. Vediamo un po'. Per curiosità vediamo cosa mi vendono. Mi vendono la Legendary Armor e io non ho soldi per comprarla, ma in effetti era un po' presto per comprare la Legendary Armor, per cui salutiamo il maiale centurione romano, comunque strano soggetto. Ricordiamo, ho già detto, forse la grafica è di Machio Zora, scusate, di Ri Iatomi, che è la stessa grafica di Bomjack. Oh, questo è un livello bello, qui è molto bello perché c'è la trappola segreta. Sono caduto nella trappola, ma deve essere ma così. Deve essere così, non puoi non cadere nella trappola. Era... Quanto odiavo questo pezzo. In realtà puoi non cadere nella trappola. E come fai a poi a avere la chiave della piramide? No, solamente per andare avanti a ammazzare i nemici e tornare indietro. Platforma. E Babic sta picchiando il gioco. Adesso farò una cosa un po' da sborone, cioè ammazzando tutti i nemici. Anche perché mi stanno dando i gauntlet per sapere eliminare i nemici in maniera abbastanza brutale. Molto presto si ottengono dei nemici segreti, perché più nemici ammazzi in certi livelli, più nemici appaiono. Eccoli qua i nemici segreti, simpaticissimi. Ciao Gretta76, ciao a tutti che siete appena arrivati. Babic è scioltissimo, è vero? E bomba! E andiamo nella piramide, che è stupenda. La piramide è stupenda, fatemi fare il solito salvino. Perché la piramide è cazzuta, ragazzi. La piramide è cazzuta non solo, la piramide ha una cosa malvagia e satanica che adesso andremo a vedere. Poi ha questa cosa bellissima, un po' capcomiana, se vogliamo. Oh oh. Oh oh oh, va bene. What now? Vabbè. Brutale, così. Ma una cosa, intanto cominciano ad arrivare quelli che erano i boss dei livelli precedenti come nemici comuni, che è super cap, come ci piace. Ma questo non è niente. Purtroppo... Tra l'altro era ha appena fatto una cosa molto bella Babic, perché questi boss qua... Questi boss qua ti danno dei bei soldi, ma tendevano a cadere sopra le spine, mentre invece Babic... Attenzione, Babic rolling in the money. Qua è pesantissima sta roba, però devo ammazzarli perché sento che il bene mi aspetta, invece quasi nulla. Dai. Vabbè. Andiamo giù. Ora posso scegliere se giocare pigro o no. Quasi quasi gioco pigro e sì, secondo me, considerando che stiamo streamando, vale la pena. Allora, Babic ogni volta che beve nei posti deve bere qualcosa. Ogni volta che prende questo dovrà prendere una tachipirina. Mi curo. Guardate come nella versione giapponese ha la croce rossina, mentre qui ha una H. Hospital. Bene. Grande. No, pessimo. Qua bisogna avere 67 fisso, se no non sei un vero uomo. Però 67 l'ho preso, sono un po' più uomo, ma sto cannando. Dai, cazzo!
Siamo a 606 monetine, Gretta. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare molto peggio. Picchiomania ci fa notare, giustamente, perché ha un ottimo spirito di osservazione, che Lorenzo è il gufo della Psygnosis. In realtà adesso avremo anche una diapositiva di questa cosa. 10.000 punti. 10.000 punti. Oh! Che la vogliamo? Io direi quasi di sì. Sì, perché è una scocciatura. Però adesso vivrò in una maniera lentissima la mia vita, perché ho degli stivali di merda, quando invece... Bello questo, eh? Ma più che altro non sono sicuro. Vediamo. Ora dobbiamo avere la risposta. Questo gioco è meraviglioso, signori. Attenzione, io intanto vado a prendere qualcosa da bere per Babic. La risposta. Allora, è scomparso un pollo. Mettiamo in pausa aspettando Bortolotti. È scomparso un pollo. La barista ci ha detto che ieri è scomparso un pollo. Questa informazione è apparentemente inutile, in realtà ha una certa importanza, perché tra un po' incontreremo una sfinge. Quanti crediti cosa? Ma che monetine? Crediti 0, 1, cioè un credito. Ah, certo! Ma no, per carità, cioè un credito. L'idea di finirlo con un credito. Naturalmente, se adesso scazzo sulla sfinge, non è proprio il massimo. Please come again. Esatto. Allora. Non è acqua, cazzo. Non è acqua, no? Posso avere anche dell'acqua? Come no? Vuoi dell'acqua vera? Ogni volta. Dell'acqua spiritosa, ragazzi. Ogni volta che finirò dentro un bar a bere, dovrò bere anche qualcosa in realtà. No, è ribolla friulana. Ciao Marco Caizzi. Allora, va bene, ho bevuto. Scusa se non ho fatto bevilo. Dammi un save anche qua, così se sbagliamo... Sì, infatti. È improbabile. È improbabile, senti che sbruffone. Allora, andiamo a incontrare la bellissima pianta carnivora. Cuori più amicizia. Tra l'altro, sulla base di quanti nemici uccidi, anche la barra di energia dei nemici che incontri più avanti cambia. Questi di solito sono verdi, invece adesso un elmetto. Allora, c'è chi ci sta facendo notare che Lorenzo sta dicendo poco, ma adesso, alla fine di questo livello, ci sarà il momento più atteso, che è il monologo di Lorenzo Cercotti. Prima la sfinge. Sono la sfinge. Se indovini la risposta, la sfinge non è un match. Se sbagli è impossibile. Cosa ha mangiato ieri la sfinge? Ci hanno detto che è scomparso un pollo. Ok? Beef, chicken o salad? Chissà. Io direi chicken, ragazzi. Che dite? Wonderful. Wonderful, lo sapevi. Ma lo sapevi. E allora via. E allora via. Oh. La musica non c'è. La musica nei livelli che finiscono senza chiave non c'è. Ma va. Non c'è jingle. Non si sa. Chiccheria, madonna. Bellissimo. No, non farlo. Salvo su due. No, aspetta, perché se salvi parte mi ammazzano. Aspetta un attimo. Ah, ok, va bene. Restiamo fermi. Va bene, allora, innanzitutto. Allora, Andrea, sporgiti dietro per prendermi una sigaretta, per cortesia. Mentre invece Lorenzo Cercotti ha un messaggio per la nazione. Perché sei qua, Lorenzo Cercotti? Ah, ok, sì. Dunque, sono venuto a... siccome sto ultimando questo... Discorso! Sì, certo. Sto ultimando questo fumetto complicatissimo che si chiama Golem. E come moderno Manzoni sono venuto a bagnarlo. A risciacquare il fumetto in Seveso. Perché questa sera, tra l'altro, a Milano... Visto che è arrivato Lorenzo Cercotti, il Seveso è esondato festosamente, ecco. In segno di stima per il fumetto italiano e per il fumetto romano e cercottiano. Golem uscirà per Bao Edizioni. Esatto. Sarà di 300 pagine. 268 pagine più extra. 268 pagine più la bellezza extra. Esatto. E io oggi ho avuto l'onore
di cedere la mia postazione al qui presente Lorenzo Ceccotti, che ha dato alcuni degli ultimi tocchi a Golem, quindi questa casa un giorno sarà un museo, esatto, tipo i musei del Manzoni, eccetera. E assolutamente spero che vi stiate divertendo. Questo è il momento in cui il buon Andrea Babic fuma una sigaretta e quindi, anzi in realtà no, facciamo, normalmente facciamo la pausa, ma questa volta la sigaretta ce la fumiamo con voi e rispondiamo a tutte le vostre domande su quello che stiamo giocando e in generale sulla vita, anche se volete sapere cose particolari. Sì, sì, sparate. Non abbiamo filtri, in questo momento potete domandarci qualsiasi cosa. Siamo senza freni inibitori. Soprattutto a Lunz. Ok. Lunz. E questo è il momento in cui la chat smette di essere attiva. Parlaci di Beretti, sì, io posso. Allora, io vai. Devo per forza. Allora, vai. Avvicinati, sì, sì, e spara con la voce. Allora, rispondo a Marco Caizzi, picchiomania. Allora, è una storia divertente. Voglio sapere che io ho cominciato a comprare le schede Jamma nel 1996, tantissimo tempo fa. E la cosa divertente è che ho iniziato dal posto dove tutto è, dove conosco tutti i giochi del mondo, che è appunto questo borgo chiamato Terracina di Mare, meraviglioso, dove praticamente c'erano più giochi che al Tokyo Game Show del 96, appunto. E molto singolarmente c'era un unico rivenditore di queste schede Jamma, cioè un dealer, insomma, in cui tutti i locali affittavano queste schede. E che frequentava sempre questo bar dove c'era Wonder Boy in Monster Land. E niente, appunto nel 1996 la prima persona, quando ho deciso voglio avere le schede Jamma, e che sono andato a contattare, è stata lui, perché ho detto lui mi ha fatto giocare tutta la vita, lui ha tutte le schede, tutti giocano adesso a Metal Slug, a King of Fighters o ai videopoker, e quindi o ai videopoker, esatto, non le usa più nessuno le schede Jamma, e quindi le prenderò io per primo, nessuno se ne accorgerà mai. E sono andato da lui e lui mi ha risposto così, mi ha detto: piuttosto che vendere a dei privati ti do una coltellata. Da quel giorno ho capito che non avrei mai avuto Wonder Boy in Monster Land. E invece poi non l'ho avuto mai da lui, ma da altre persone, perché lui era cattivissimo. Allora, nel frattempo, l'uomo che sapeva troppo ha ascoltato ieri la puntata che citavo prima di Outer Sound Shower, ossia Goodbye Blue Sky. Okay. Recita ieri, bellissima, Babic, si finiva il gioco, questo è il gioco migliore di sempre, siamo abbastanza d'accordo. La famosa puntata Ghost di Outcast Sound Shower è sul mio hard disk al 75%, ma abbiamo fatto un sacco di roba, uscirà anche quella, ma nel frattempo stiamo già lavorando a un'altra puntata di Outcast Sound Shower. Nudi nudi succederà dopo che Babic avrà consumato abbastanza bevande nei baretti. E la seconda domanda è: Lorenzo, allora parlaci della tua vita retro giocosa. In realtà posso aggiungere un dettaglio sempre, esatto, sull'assassino di prima, che io poi me ne sono andato con la serenità del fatto di aver assistito a una butade di un vecchio lupo di mare, campione delle schede Jamma, quindi una coppiata comunque bizzarra. E invece lui pochi mesi dopo è finito realmente in carcere per una rissa in cui è quasi morto una persona, quindi comunque ha veramente rischiato la vita per avere questo gioco. È bellissimo. Per ricevere un Gradius vero, però sono un Gladius, esatto. Sono storie di retro gaming vere. Ma allora, altra domanda, Bizio: ma i vari New Zealand Story o Rainbow Island sono figli di Wonder Boy? No, perché erano dei giochi Taito, mentre sì, questo è un gioco western. La differenza sostanziale di Wonder Boy rispetto a tutto il resto, a parte forse Black Tiger di Capcom, è una presenza di uno shop che ti costringe a giocare in un certo modo tattico, c'è un resource management, tu hai dei soldi e devi usarli in un certo modo, assolutamente. New Zealand Story è un gioco tutto basato sul measurement del salto, cioè tu devi capire come usare il salto, hai diverse altezze di salto. E poi è GTA, sostanzialmente, possiamo dirlo, cioè New Zealand Story è GTA. È chiaramente GTA. Uccidi nemici, rubi mezzi, vai in giro. Babic, ci fa notare che hai la voce di La Russa, ed è vero. Tra l'altro voi non sapete, ma da qualche parte in un archivio di La 7 c'è un filmato di Ignazio La Russa, il vero Ignazio La Russa, che dopo aver visto un'intervista fatta a me durante le elezioni di Pisapia aveva detto: chi è questo Fabio Bortolotti? Come si permette? Purtroppo non sono mai riuscito a ottenere quel video, perché avrei fatto un bellissimo remix techno hardcore della voce di Ignazio La Russa, ma non ho potuto farlo. E Picchio, te lo racconterò più nel dettaglio in un'altra occasione,
Mentre adesso... C'è un dettaglio interessante, cioè che New Zealand Story poi condivide con Wonder Boy comunque questo concetto del Leap of Fate, di sparare nel vuoto per ottenere delle robe invisibili, sì, che sì, era sì, molto... In particolare dei warp. Esatto. Comunque, piuttosto che un trans e la russa, preferisco essere associato a Ciotti, se volete. Ok. Potete chiamarmi Babi Ciotti. Babi Ciotti è il Ciotti del retro gaming, come già si è autoproclamato in più occasioni. Simona Guidi, perché chiaramente Simona, vero, dice che Babi è proprio eccitante, questo mi riempie di gioia. Tra l'altro, uomo che sapeva troppo, parla di arcade quasi atipico, dillo tu che non ce la faccio. Allora, un arcade quasi atipico, un gioco che venderebbero per Game Boy... È proprio molto giapponese concepire un arcade così. Ed è vero, ed è così vero, che è il momento che Andrea Babic ricominci a giocare. Nel frattempo posso fare una piccola considerazione? Vai, intanto mentre Babic gioca. Sei pronto, Andrea? Aspetta, però mi sa che è un momento topico questo. Mi fermo. Vai. Vai. Tanto avremo tutti i momenti. Via! Tutti per Babic. Via, ma sta in faccia. Sì, dei topi amichevoli. Allora, qui adesso dobbiamo assolutamente avere delle scale. Non ho i soldi, no! Caramella! Non ho i soldi! No. Come non hai i soldi? No! Puoi tornare indietro, però, no, non posso fare niente. Però 256 monete che è multiplo di 8 perfetto nel mondo di 8 bit. Dicevo, sono 8 bit. Ma, quello che volevo dire è che... Questo gioco secondo me alla fine, leggendo quella roba lì sul fatto che è atipico per essere un arcade ma sembra più gioco da casa, secondo me poi alla fine condivide la stessa sfortuna di un gioco come Kadash, ad esempio, che aveva questa tristezza infame del fatto che ti lasciava giocare per ore e quindi nessuno poi lo affittava mai perché... Attenzione che Babic ha bevuto qualcosa nel gioco e quindi berrà qualcosa anche nel mondo reale. E quindi erano dei giochi fatti di generosità contro il commercio. Sì, assolutamente. A questo gioco sei un po' bravino, giocavi 40.000 ore e il barista si nervosiva. Il barista si nervosiva, non voglio fare cura, voglio andare a destra, in senso puramente ludico. E segui tu la russa. Oh, il simpatico elefantino mi dice di andare sulle nuvole e io lo farò, per Dio. Se queste simpatico mi fanno passare, ma prima... Dicono delle cose. Non si escono. Ah, complicatissimo questo. Questo mi ruba i soldi, cioè già ne ho pochi. Andate via! Andate via! Elflum, non abbiamo modo in questo momento di vedere il link che hai linkato, ma dopo ti prometto che... Anzi, dopo ce lo dovrai rilinkare e ti daremo una risposta, perché finché stiamo giocando a questo, il MAME è un software poco amichevole in realtà e quindi non possiamo switchare da una finestra all'altra facilmente. Però possiamo prendere Excalibur. Ale! Ora sì che si ragiona. Vabbè, potevo prendere Wingus. Questo è una specie di livello bonus in cui bisogna restare sulle nuvole, altrimenti si finisce il livello e si finisce a ramengo. No! Si finisce la cuccagna! Un cretino! Sono caduto giù nel vuoto. E vabbè. È un'avventura sentitissima, cioè sentite la voce di Babic che va scemando, ma lui che va avanti a giocare, con il suo mantello che lo rende invisibile, permettendogli di passare oltre i mostri, e prima di affrontare il boss, beve come doveva bere. Perché sono delle per... Questa è una performance di arte situazionale. Situazionista, giustamente. Situazionale perché? Perché era un calco da situational in inglese, scusatemi. La deformazione professionale è questa. Grazie, sono già abbastanza brillo. Via! E via! Ah, ma sono invulnerabile! Sono invulnerabile, vero? Sono immortale! Non sono più immortale. Vieni, piccolo cavaliere Palette Switch. Intanto l'uomo che sapeva troppo fa i complimenti di nuovo a Lorenzo per il nuovo Dylan, forse i più belli nella storia dei colori dell'indagatore. Grazie. Domani mi sa che vado alla Bonelli per la prima volta nella mia vita, non ci sono mai stato. Soquatto, ciao Marco Auletta, salutiamo Soquatto, io mi diverto moltissimo a... Suoniamo il flauto! Suoniamo il flauto! Che meraviglia. E
questo ci apre la porta segreta dell'amore. Ma com'è quello sprettino usato solo per quella cosa lì? Che bello! Tra l'altro la versione inglese ha una window che lo copre. Ci avrebbero potuto fare tipo una candela un po' diversa dall'altra per avere un po' di... No, non sono giocati lo sprite lì. Oh, il fantasmino grigio. L'indistruttibile fantasmino grigio. L'indiscutibile in realtà non è assolutamente indiscutibile. Adesso passa in fascia, riusciremo a colpirlo verticalizzando l'area di rigore, riusciremo a portarlo fino a e attenzione, il boss Capcom. Vai via, vai via. Merda. Vabbè, sto subendo. E via, no, ma non stai subendo, va benissimo così. E oh, bomba. Meraviglioso. Devi dare, io ti prendo il flauto, ma tu devi dare alla grande eel, in realtà l'anguilla, sì, devi dargli if you're truly bad man, rada, I give you $5. $5 su che succhia, benissimo. Dove sono andati questi? Restate qua, restate con noi, non ci lasciate. Questi mostri indistruttibili in realtà sono distruttibili, altra grandissima idea di Ryuichi Nishizawa, il designer del gioco. Con tantissimi colpi i mostri indistruttibili si distruggono, in questo modo riusciamo ad ottenere un sacco di punti e premi speciali che ci rendono uomini migliori. Ma Andrea, ma dove firmo per farti avere questa voce per sempre? Per diventare una coppia di macchiette fantastica. Dai, 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 che riesco a non perdere il cuore, dai, che riesco a non perdere il cuore, dai, che riesco a non perdere il cuore. Forse riesco a non perdere il cuore. Ah, cazzo! Ah! Vabbè, non ho perso il cuore, ma ho sbagliato, perché potevo andare avanti a prendere... Ciao, parte. Muco, Babi Show Again, è tutto vero! Grande Briano Casotto! Ciao, Muco! Ah, Muco è Briano Casotto? Sì, ciao, Briano! Super slowdown del gioco, fantastico! Notate che uccidendo i granchi appaiono fantasmini, e adesso io vado qua e guardo. A rifare il boss! Ho tutti gli oggetti speciali contemporaneamente, ho il gauntlet, non ce l'ho più. Con la chiave, con l'elmetto che mi toglie un po' di attacchi, non ce l'ho più, sto perdendo tutto, mi sto spogliando metaforicamente come Rare 2 nel film di John Borman, Excalibur, per riuscire, anzi farsi, fai. Babi, ci dicono di urlare, Rossi c'è, Rossi c'è. Rossi c'è! Dai! Dai cazzo! Dai! Ce l'ho fatta! Datemi un cuore! No, non il tuono, dovete darmi un cuore, cazzo! Vabbè, pazienza. Mi hanno dato 3 lightning. Il testo della lettura, non darmi il cuore, darmi un tuono. Ok, adesso io potrei effettivamente andare a finire il livello, ma siccome sono un paraculo voglio stare qua a spaccare tutti. A spaccare tutti morendo probabilmente, perché ovviamente non ho abbastanza energia per fare queste cose che sto cercando di fare. E perché la fai? Perché lo fai, disperato ciotti mio? Otterrò tantissimi punti forse. Forse in realtà sto facendo una cazzata di suono, Ah, però sì, tu lo vuoi fare, dicono, ci fa notare il tempo. Lo so, e anche l'energia che sta calando brutalmente. Però ho preso un buon abbrivio. Ci vorrà un po', vaffanculo, vaffanculo. A questo punto non posso mollare. Devo rischiare il tutto per tutto. Andrea Babi, ci rischia il tutto per tutto? No, se ne ciao, va. Ciao, cambiate idea. Vabbè ragazzi. Vabbè. Però io te lo salvo comunque, Tu salva. Attenzione che c'è sempre una percentuale di errore, ma non sbaglio. Danger, keep out. Potrei prendere uno scudo fico, ma in realtà io voglio risparmiare per prendere le scarpe che non mi vendono, sti pezzi di merda. Vendetemi le scarpe, che sono delle scarpe da 100 livelli. Ah, cocktail or beer, Andrea? Pensa bene alle tue parole. Il mostro sembra avere una stanza nella caverna laggiù. Ragazzi, ho giocato veramente male in questa... Ti puzza la vita, a te? Dammi spazio. Ehi, ma quanto ti piace il cocktail? Un botto. Non riesco neanche a saltare fin lassù, cioè, sono un pezzente. Non riesco neanche a prendere quella piattaforma. Se non mi danno un paio di scarpe decenti, sono morto. Cioè, in realtà sono morto lo stesso, mi sa. Ma ci proviamo, ragazzi. Oh, almeno questo, dai. Almeno questo. Che tragedia, ragazzi. Ho 2 cuori, devo andare a fare uno dei nemici più stronzi del gioco. Vaffanculo, vaffanculo! Pezzi di merda! Guardate come ammazzo... Ma no, siete delle merde! Che tristezza parlare così. Vabbè. Che cosa devo fare, ragazzi? Non ho niente, non ho più amici, non ho più fan, vedo la gente cadere giù. Non ho triggerato l'apparizione dei nemici segreti, ma io non lo so, signore, è una cosa pazzesca, come diceva. Niente, adesso morirò, così.
sbagliato tutto in questa partita, a partire dall'idea balsana di comprare prima l'armatura leggendaria che non i miei adorati stivaletti dell'amore. Ed è giusto, mi merito la morte, mi merito la morte, ma non sono morto, perché in realtà ho la revival medicine che mi dà un po' di energia. Usiamo il momento di invulnerabilità per fare del male, questo è già finito. Però è fondamentale questo mostro perché mi permetterà di ottenere la Legendary Sword. Va bene, non me ne frega un cazzo, muori. È morto! Oh. E tu festeggia perché il tuo drink si è trasformato in uno spritz. Aspetta. No, ho sbagliato, devo andare lassù, sto sbagliando tutto, è tutta colpa vostra. Metti in pausa un attimo che mi ripiglio. Ah, è un momento di... È una partita di merda. E in realtà è un momento di streaming intensissimo. Non so se state capendo cosa sta succedendo. Babic sta bevendo, giocando, perdendo la voce per sempre. Il tutto sotto lo sguardo di un grande artista italiano e di un creatore di cocktail. Perché lui aveva già accumulato un drink. Essendo entrato e avendo preso ben due cose, al suo drink è stata aggiunta una generosa dose di Campari per rendere il tutto più facile. Babic guarda nel vuoto. Guardiamo in camera. E ha la febbre. Tra poco inizieremo anche a tirargli le vecchiette sulle braccia per... Allora ragazzi, la questione è semplice. A questo punto io ho esaurito la mia revival medicine. Se per un caso su 128 uno di questi nemici non mi regala la revival medicine, possiamo salutare e andare tutti a dormire. Per cui ora proveremo a vedere se la fortuna mi bacerà. Vai. Vai. Devi premere P. Devo premere P, è tutto vero. Ti salvo anche? Salva se credi, ma... Salvo. Lo salverò su un altro slot. Vieni qui. Dammi la droga. Non avete capito un cazzo, la droga mi dovete dare. Non mi faccio niente di sta roba. Gorilla di merda. La droga. Niente, oh, sono dei stronzi che non patentati. Non riesco neanche a saltare. No, secondo me non riesco neanche a fare il salto, ragazzi. Da tanto male sono. Vedete? E poi sul ghiaccio si scivola. Sapete che è veramente una situazione di merda? Sapete che forse non si può fare? Attenzione, amici. È una situazione di merda. Volevo dirvelo, ma non è possibile andare oltre senza le scarpe. Sì! Ma che impossibile, Babic. E c'è l'Hobgoblin. Devi morire. E Babic lo sta battendo! Lo sta battendo! Lo sta battendo! Stai buono, stai buono! No! Però possiamo continuare a questo punto. Non mi succedeva dal 99. Vai, continue. Che vergogna, datemi la droga. Ma non dei cuori, sono pieno di energia. Ma va, non sapevo che ci fosse un soldo nascosto lì sopra. Ma pensa tu, un altro soldo nascosto, ma è bellissimo. Non sapevo che ci fossero dei soldi nascosti lì sopra. Ancora, vi prego. Datemi ancora un soldino per il mio jukebox, grazie. Ok. E via! No, non va bene, ragazzi. Non mi state dando la droga, io... Cioè, vi ho anche dato un credito, ma non me ne frega un cazzo del vostro mantello. Portatemi la droga. Ma no! Scusate, mi rendo conto che è una scena patetica, infatti non verrà registrata questa puntata, a differenza delle altre. Invece sì! Dio Cristo! Scusate, volevo dire... Acciderbolina degli mortacci tua! Che sofferenza, se riesco a superare questa roba mi fai un save perché sto bestemmiando. Bene. E te lo faccio. Grazie. Ok ragazzi, voi dovete darmi la droga, non avete capito niente. Ma no. Ma vabbè, almeno... Vabbè, è andata così. Niente pozione magica per te, Andrea Babic. Che gioco, ragazzi, che gioco totale. Va bene. Più che altro che il risse. Bello, eh. Cioè, proprio... È proprio una... Morire, sì. Eccoli di nuovo qua, i nostri simpatici antenati della neve. Però io vi assicuro che senza droga io qua non vado da nessuna parte.
Basta, andate via! Non vi voglio più bene, ciao! Pungolando, pungolando. Combattere pungolando. Salva, perché adesso è veramente dura. Tra l'altro io mi sono fottuto la possibilità di avere il quinto cuore di energia, per cui è molto improbabile che io riesca a finire il gioco. Lo finirai invece. Che difficile qua, che difficile malvagio. Per fortuna che mi mandano su la drop. Niente. Ma c'è. Vai via. Vai via. È incredibile quanto ti possono volere male, ma che me ne faccio? Che me ne faccio dei vostri scudi di merda? Io voglio... È bellissimo come Babic diventa cattivo male! Ma perché tutti pensano che io sono buono, io sono una merda! Molto loading di Babic. Ma non sparare, poi tra l'altro questo controller che spara! Sono fottuto per sempre! Sto scivolando perché non avendo gli stivali a cui sono abituato dagli ultimi 20 anni, sto... scivolando con un'inerzia che si aggiunge all'inerzia. Ma sì, compriamo l'elmetto. E di là cosa c'era? Non si sa. Di là dove? Vai via, vai via. Oh. Ok. Ma sì, ciao, visto che mi hanno sparato a fanculo, ragazzi, cioè, seriamente. Andrea, ricomponiti. Ah! Ah! E la partita ha una svolta, la partita ha una svolta. Salva, salva, come se non ci fosse un domani. Grazie. Oh, questo è controllare un personaggio, visto? Visto come cambia tutto. Non riesco neanche a salire su. Uccidimi, allora, uccidimi. Ah. Continuo. Vabbè, a questo punto, però, signori, ci riproveremo in futuro. Ci riproveremo in futuro a fare la run da one credit. Ma io lo finisco sempre con un credit. Lo so che non ci credete adesso, ma lo finisco non sempre. È mai successo, cara. Non è mai successo. Ah, no! Ma perché oggi sei diventato wabbitch? Ah, ma giusto, devo ricomprarmi le scarpe. Non capivo, scusate. Oh, queste sono le scarpe qui, eccetera, eccetera. La stessa scenetta che avete già visto prima. La rifaccio uguale perché sono più intecato. Tra l'altro vi faccio notare che io qua in streaming ho sempre giocato a delle avventure... grafiche, quindi erano robe dove bastava la memoria, mentre invece qua non riesco a giocare, signore, non riesco in nessun modo a giocare. Ce la possiamo fare, Andrea, ricomponiti. È il momento di bussare alla cazzo sui muri. Ma perché voi credete che si manteneva una plomb giocando ai giochi da sala giochi? Beh, non è così. Questo è parte, cioè nel senso mi rendo conto che è uno stream. La droga! La droga! La droga! Mi hanno dato la droga. È uno stream. Presto, salva! Salva! Ah. Ora con la droga tutto è più facile. Quasi tutto è più facile. No, non voglio perdere la droga già adesso. Mi sa che la perderò, però. Snowcomb di merda! Te lo ricarico? Te lo ricarico? No, no, non ricaricare! Fa il culo! Dovete morire tutti! Ho perso un attimo, come dire, quella tipica concentrazione flemmatica giapponese che permette di trionfare one credit. L'ho persa! Sono solamente un'ombra di me stesso! Italiana! Sono un'ombra italiana di me stesso giapponese! Devi morire! Sto giocando alla cazzo! Sì! Beh, hai vinto da Italian Babic. Ho vinto da Italian Babic. Non è male. Let's go. Segnalano giustamente Winners Don't Use Drugs. Segnalano giustamente dalla regia che Winners Don't Use Drugs. Ma quando ti fanno recuperare la vita, in effetti non sono tanto male. E qua noi ci andiamo per... Non farmi bere, non farmi bere, ti prego. Non ti farò bere, va bene. È bello bere, vincere energia e perderla dopo un secondo, grazie. Tra l'altro voi non avete idea di quanto sia difficile giocare in diretta. Hai cioè visto perché che continua a fare così dopo mezz'ora? Sì, che... sì, sì, perché c'è un vago. Cioè Babi sta giocando in diretta. Qua potresti trovare la medicina? No. Qui potete trovare uno scudo di merda che compro, perché a questo punto sono un uomo esasperato. E poi, a mia sorpresa, rientrando nella porta chiusa... Non lo sapevo questo. Oh, benvenuti sì, a Wonder Boy. E ora ti do un emblema. Ah, Monster Caster.
Che musica anche qua. Certo che potrebbero ridarmi la droga, eh. Ah, sto usando in maniera un po' impropria i miei strumenti. Vabbè, ma stai facendo anche bene. Oh cazzo. Salva, sì. Salva. Salva con nome. Ok. Le bombe non contano come un hit, contano certo solo come uno stun. No, a un certo punto, no, guardate che figlio di puttana. A questo punto sono stanno le bombe. Toglimi anche i soldi, ma bravo, perché tanto io sono il culo di tutti, va bene. Fai pure. Pensate che io ho cercato di coltivare una plomb giapponese nei confronti di Lorenzo Ceccotti per anni e l'ho bruciato tutto così. Esatto, adesso state vedendo il vero Babic, il mostro. No! Ragazzi, sto morendo, io ve lo dico. Io ve lo dico, ho perso tutto quello che potevo perdere. Attenzione! Mamma mia, quanto è bastardo qua il gioco! Però voi non capite come sta giocando Andrea in realtà. Cioè, Salva, salva! Ci ti ha spinto su questo, eh. Stai fermo un attimo? Vabbè, è un po', come dire, risicata a questo punto, però ci proviamo lo stesso, dai. Mi danno cuori per trollarmi, evidentemente, nel frattempo però mi sparano da sotto. Salva? Sì, lo so, è un po' bieca come cosa. Vabbè. Qualcuno ha detto la cattiveria altro che Dark Souls, è tutto vero. Questo è il Dark Souls primordiale. Vabbè, vaffanculo. Mamma mia, quanto era bastardo qua. Salva, la fine del gioco. Però alla fine era un grinding sulle finanze, non sul tuo tempo, mi sembra molto più onesto. Ci siamo, attenzione signori. Bello. Chiaro, no? La musica. Maggiore rispetto per la vita, no? Esattamente. Paghi. Dammi cose. Ah. Adesso devo versare un drink. Aspetta. Te ne fai un altro. Abbastanza. Mua, qua è tutta una porta segreta, ragazzi. Io compro tutto, non mi frega più niente. Tanto la partita, dal punto di vista di score, è andata a fanculo. Fanculo. Anche col sample, fanculo. Qui chi c'è? E questo è molto bello. La musica della salute quanto è bella. La musica della salute è tipo la maglietta della salute. È la maglietta della salute. Sì, tutta la vita. Che mi dai? Un cazzo. Qui? Va bene. E poi andiamo da lui. Ricordiamo che nell'ultimo livello non si può continuare. Sì, ed è per questo che abbiamo fatto un save state. Salva. Vai, quando vuoi. Grazie ragazzi per volermi così bene. Tutti da te. Eppure mi ricordo che la droga la vendevano qui. No. Ora devo scegliere se prendere la campanella. Allora, parliamo di questa cosa. Metti pausa. Mettiamo pausa e... P. Ok. Sostanzialmente, se scegli Bell nel prossimo livello, che è un labirinto, ogni bivio corretto ci verrà indicato da un suono. Se scegli Ruby, il duello con il drago sarà, non dico facile, ma fattibile. Quindi quello che va fatto adesso è decidere se vincere difficile in un modo o vincere difficile in un altro. Arrivo al drago, mi fa il culo perché sono stato guidato dalla campanella, oppure
Non sono guidato dalla campanella, quindi mi perdo, quindi perdo energia, quindi la vita è grama e agra, come diceva Bianciardi. Però al drago avrò una piccola facilitazione. È un dilemma, io vorrei pensarci un attimo. È finto questo mio pensare, ovviamente. Assolutamente finto, io so già cosa fare. È da anni che faccio la stessa cosa. Fare. Vi dirò di più. Sai che questo è il tuo altro drink. C'è un altro drink, ma soprattutto... Sì. Intrattieni il pubblico che io vado a mingere. Intrattieni il pubblico, cioè non riesco neanche a parlare, cazzo. Ruby, vedo gente che dice Ruby. Ruby, in omaggio ovviamente ai trascorsi della storia italiana. Se sei un uomo fai bel. No, non sono un uomo. Sono ormai un'ombra di quello che era un uomo. Un'ombra di quello che era un giocatore giapponese. Rigido. Fiduciario. Stoico, schietto, sono solo una voce, mai stato un uomo, dice giustamente Last Quest o Fast Quest, no, Last Quest. Comincio anche a non vedere più molto bene quello che scrivete perché mi si sta ottenebrando la vista. Sto prendendo tempo perché Bortolotti è andato a fare la pipì. Io mi ricordavo, lo giuro, che c'era un negozio alla fine del round 10 che ti vendeva la droga. Cioè, scusate, la revival medicine che io chiamo droga perché nel bootleg in cui giocavo si chiamava droga. Drug. Ora io ho due scelte. Oltre a queste due scelte posso scegliere se tornare indietro e cercare di capire dove cazzo è finito questo negozio, che io sono sicuro che c'era. Sicuro. Un babice. Sì, in effetti. No, è tutto vero, sì. Tra l'altro anch'io, tra l'altro mi hanno detto che quando bevo e sono affaticato sembro Andrea Di Pre. Questo non è bellissimo? Non è vero. Grazie, grazie. Non è vero. Grazie. Non è vero. Grazie. D'altro canto ti hanno detto che sei il monaco di Diablo 3, io posso confermare che non è vero e non ho effettivamente giocato a Diablo 3. Neanche io, quindi non, neanche so se mi devo offendere o che cosa. Esatto, cioè, come tu dici, sembri il pesce palla di Super Mario World. Io non ci ho giocato a Super Mario World, non so, Babic per il sociale, effettivamente. Vabbè, bella, tra l'altro la battuta Ruby Tuesday, Bell Today, la battuta più bella degli ultimi 30 secondi. Questo è veramente bellissimo. Io nonostante la febbre, adesso devo spogliarmi, non ce la faccio più. Attenzione! Attenzione, rated 18. Rated 18, nel senso 18, va bene. Ok. Cosa Fabio? Ci vai. Siamo? Sì, premi P. Rubino, allegria. Che ci proponi? Dove cazzo è la porta della droga? Non c'è. Non c'è! Non posso andare a fare l'ultimo livello senza droga. Devo farlo? Vabbè, non finiremo il gioco, ragazzi. Però lo stesso Fabio la salverà perché è importante. Ci possiamo riprovare. Come Babic sei un pavido, ti voglio vedere a te senza. Ma vieni qua in diretta, vieni. Prendici qua a Fento. Presto, sentite la musica più bella della storia dei videogiochi. 4, eh. Ma proprio di gran lunga. Questa è una musica stupenda, un momento di silenzio per la musica del castello finale, mamma mia che bella. Shinichi Sakamoto. Top. Non ci cado! Femto dice verrei mi la droga! Subito salvare! Subito salvare! Grande. È la vittoria del bene! È la vittoria del bene! Femto, prima o poi faremo una serata in cui il pubblico verrà invitato a provare l'esperienza dal vivo. Faremo magari un concorso, faremo qualcosa e sarà bellissimo. Devi oste? Sì, sarà fatto. Spiegarla al corso di Les DJ. Tra l'altro, domani sera c'è il nostro corso gratis di Game Boy Music di Les DJ. Quindi se volete imparare a fare musica col Game Boy, come me, come Andrea Babic, come in realtà sotto sotto anche come Lorenzo Ceccotti, sotto sotto, eh sì. Sotto sotto sotto,
domani, sempre qua su Hitbox, potete giocare. Tra l'altro vi invito, se non l'avete già fatto, a cliccare su follow su questo canale se vi sta piacendo, in modo che ogni volta che streamiamo vi arriverà una bellissima notifica via mail per dirvi che c'è Andrea Babic con la voce rocca che gioca a Wonder Boy. Comunque stasera avresti in effetti campionato di 4-5 per sempre di da sparare poi durante la professione. Last Quest vorrebbe ballare un tuca tuca con Babic. È possibile. Ma c'è un Hobgoblin e l'Hobgoblin prende un sacco di botte. Mi posso? Certo. Mi permetterò mi salvi per piacere? Sì. Ecco, questa frase qua per dire, quando registreremo l'audio su YouTube, cioè faremo un video, se fai il video, se non è certo possibile, io acquisirò e creerò dei sample set che potrà lanciare. Guardate questo platforming, questo platforming satanico, cazzo. Puro rhythm game. Bomba. È un... Che gioco incredibile è questo. È un gioco incredibile. È un gioco incredibile. Cioè questo andavi in sala giochi, mettevi dentro un credito e... Mamma mia, mamma mia! Ci vorrebbe sai cosa adesso? Un coricione. Allora, sì. Un coricione. Lui te lo darà, lui te lo darà. Bomba! Babic bullet time! Sì, esatto, sono bullet time. Sto ricordando a memoria tutti i vivi, speriamo di averli azzeccati. No, allora su Master System era molto bello, però non era la versione kosher precisa arcade. Attenzione che Babic questo lo salta. E il gioco soffre per la bellezza, cioè il rallentamento è per la bellezza. Mamma mia, mamma mia. Boccato così. Che bomba infinita, che bomba infinita. Cuori va benissimo. Grande. No, non ci ho fatto pazienza. Ok, ci siamo. È un momento di salvataggio. Attenzione, aspetta un momento. Aspetta. Perché come mai? Aspetta un secondo. Allora, dove siamo? Abbiamo giocato a un gioco fantasy fino adesso e c'è il momento twistone. C'è il momento twist, cioè è un gioco cyberpunk in realtà, è un gioco, cioè il drago cattivo a sorpresa, ma è un momento, cioè mi ricordo quando avevo visto questa roba, dico ma cosa? Cioè all'improvviso sto giocando a Robocop e invece no. E invece il drago è meccanico, Mecha Dragon. Un Mecha Ghidorah. Mamma mia, perché spoilerino? Non è ancora successo. Vabbè, ma insomma, cioè siamo, cioè cosa trovi i draghi fantasy dentro Gibson? Non succede. Dentro Ghibli, andiamo. Dentro Iridium. Tutto via. Dentro Paradroid. Il drago. Grazie a Rubino, indebolisco il drago sensibilmente. Che rhythm game, ragazzi. Latenza di mezzo secondo. E via. Vabbè. E adesso succedono due cose vere. Mamma mia. Sì, ce la farai, Andrea, non dire che non ce la fai. È la performance della tua vita. Grazie per mettermi a mio agio. Ci sono solo 60 persone che stanno guardando in questo momento. Signori, è l'ultimo colpo. È l'ultimo. E allora! E ce l'ha fatta! E ce l'ha fatta, cazzo! La battaglia è finita! Vaffanculo! Oh! Ecco. Proprio giapponese. Di Okinawa, però. Ecco. Salute! Osaka. A Osaka. Osaka. A Osaka. Ma è venuto da un altro pianeta. Ma da dove è venuto?
il pattern non varia mai, il cazzo non varia mai. Devi tu muoverti in modo da portare lui a fare il pattern che vuoi tu. E qua apre al finale. Non farti cogliere fuori guardia, perché potrebbero succedere altre cose brutte. Come un vero picchiaduro devi giocare il giocatore. Devi giocare il giocatore, bravissimo. Oro, queste parole sono oro. Devi giocare il tuo avversario. Mamma mia, guarda che bello. Oh, alla fine me l'ha dato l'ultimo cuore, però. Molto bene. Abbracciamoci. Cast: Snake, Anaconda, Death Master, Bisboch, Lorenzo, Ceccotti, Fabio Kenobit, Bortolotti, Wonderboy, Shinichi Sakamoto, Sega, Celi Blu. Mamma mia. Ciao Magiustra, ciao Gingi, ma ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. E la musica da finale da Oscar, infatti veramente, adesso stiamo zitti per 5 secondi. Anche 20. Ciao Spleen! Il vero nome di Wonderboy è Bokeh Len Tenjin, Book the Hero. C'è uno sviluppatore francese che si chiama Bok in onore di Wonder Boy, si chiama Omar Cornut, ha lavorato a Pixel Junk allegramente. Ryuichi Nishizawa, che tra l'altro per una serie di casi Ryuichi Nishizawa su Facebook è amico di mia madre, è tutto vero. Mamma mia, musica, veramente, la mano sul cuore, la mano sul cuore per l'inno nazionale del game design. Prossimo Shinobi. Cazzo, Shinobi dovrebbe fare il qui presente Lorenzo Ceccotti. Grande Gingi. E Cibo, l'altro nome di Shinichi Sakamoto. La Western. E vi dirò di più, Lorenzo Ceccotti lo farà non questa sera, ma una prossima sera, quando la prossima volta che verrà a Milano, per la sola scusa di mangiare, bere e stare in compagnia. Benissimo. Giocheremo a Shinobi con lui. Game is over. Picchio, è stato bellissimo. Il router ti ha failato, ma Babic ha sconfitto il drago meccanico, ripigliandosi dopo una performance di merda assoluta. Esattamente, c'è stata... Ragazzi, Andrea, cosa dici? Vorrei salutare il mio amico Ryuichi Nishizawa. Oh, me l'ha detto lui, you can call me Ryu. Io ho avuto un attimo di fermento feromonale. Esatto. Purtroppo Weston non c'è più, Weston è fallita un mese fa, dopo aver fatto per 10 anni cose misteriose, tra cui un dizionario scoperto elettronico per interpretare il pensiero dei cani. Questa cosa Bowlingual si chiama, se lo cercate su internet esiste. Era un collare per cani che in teoria interpretava le parole del vostro cane. In realtà in teoria riusciva a capire l'inflessione, ma una roba tipo app, quindi. Ok. Che cos'è questa cosa? È Fabio Bortolotti che manca di rispetto alla tua voce. Vai. Mettendoti la chitarra in mano. Perché, allora, non sarebbe una sigla finale. Aspetta che è il momento in cui posso anche... Guarda, secondo me devi farlo anzi sedere qua, Lorenzo. È il momento in cui Babic si siede in mezzo ed è la sigla finale. È la sigla finale dello streaming. Ma che cazzo? Non riesco neanche a cantare. Ma è la canteremo noi. Se tu non ci riesci, la cantiamo dietro noi. Un po' la lurida al limite, però. Esattamente. Sentite bene? Sentite bene l'audio? Wonder Boy, non riesco neanche a... Giocavo a Wonder Boy in un bar di un rione di Trieste che si chiama Roiano.
giocavo da solo. Non c'era nessuno che mi dicesse i trucchi. E all'improvviso quel silenzio tra noi, perché ero da solo. Solo l'odore degli alcolizzati a farmi compagnia mentre giocavo nel retro di un bar a Wonder Boy and the Monster Land. A Wonder Boy and the Monster Land. Un giorno entrò una ragazza, prese polpette del bar. Io la guardai dal mio cabinato e le dissi, non le dissi niente, e lei andò via e mi lasciò solo, solo con la mia pubertà, senza pietà, e se ne andò e mi lasciò solo, e io finì Wonder Boy, unsung hero, solo con la propria solitudine e il proprio Wonder Boy. Solo con le mie due polpette. Basta, può bastare. Ciao. Amici. Herton Seal. Grazie a tutti. Ciao. Abbiamo finito. Buona serata. Abbonatevi e fate follow al canale. Condividete questa serata e ci vediamo domani con il video registrato di questa cosa. No. E soprattutto domani con il corso di Game Boy. Grazie a tutti per Ciao. Essere stati con noi e buonanotte.